oliveti secolari, l'azzurro del mare, antiche torri di avvistamento e un tappeto di chiome di pino. Il Parco regionale della Maremma si estende per 25 km lungo la costa toscana che va da Principina a Mare, superando la foce del fiume Ombrone fino a Talamone. Si estende su un'area di oltre 8.000 ettari con un'area contigua che supera i 9.000 e che comprende anche campi coltivati e pascoli. Il Parco della Maremma è il primo parco regionale istituito in Toscana nel 1975 e abbraccia tre comuni, quello di Grosseto, Magliano in Toscana e Orbetello. In Toscana ci sono tre parchi regionali e 47 riserve naturali. A questi si uniscono 148 siti che riguardano la tutela della biodiversità. La filosofia di gestione del Parco della Maremma è improntata ad una valorizzazione del territorio sul piano ambientale e turistico e più in generale per aumentarne la fruizione. Certamente i parchi non debbono essere visti come luoghi inaccessibili, come vincoli sul territorio, ma come luoghi invece che vengono messi a disposizione dei cittadini. L'ente parco sta lavorando molto in questa direzione, lavorando anche su tutte le viabilità interne, anche ciclabili, con la creazione anche di un grande anello per permettere ai fruitori di raggiungere sempre più diffusamente luoghi del parco in maniera ovviamente sostenibile. Il Parco della Maremma è un territorio ricco di ecosistemi in cui si presta grande attenzione alla conservazione della biodiversità, ambienti naturali e selvaggi che si intrecciano con paesaggi in cui però si legge l'attività e la presenza dell'uomo sin dai tempi più remoti. È un parco in cui si ritrovano tantissimi ambienti caratteristici, questo è uno dei punti panoramici da cui si può riprendere sia quelli che sono gli aspetti naturalistici ma anche gli aspetti legati appunto con gli olivi, a quella che è la natura e la caratteristica di questo parco, che è fatto di territori assolutamente selvaggi, e li vedremo alla foce dell'Ombrone con le aree umide, ma anche territori dove la mano dell'uomo è stata una mano caratteristica e l'ha caratterizzato, quindi gli oliveti, quindi tutta la piana agricola di Alberese, alle mie spalle la pineta granducale, che anche questa è una pineta che è stata, non è spontanea, ma fu proprio piantata, seminata e poi manutenuta dagli allora Lorena. Un parco che può essere visitato a piedi, in bicicletta, in carrozza e anche in canoa. Sono itinerari storici a piedi, ma a questo punto ci sono in bicicletta, e a cavallo, in carrozza, gli itinerari sul fiume Ombrone e in canoa, quindi una vasta gamma di possibilità che rendono possibile proprio di organizzare anche le proprie vacanze fruendo degli agriturismi che sono all'interno dell'area protetta e dell'area contigua del parco, e quindi non solo poter andare al mare ma vedere tutta una serie di bellezze naturalistiche ma anche degli scorci ambientali e paesaggistici eccezionali. La mobilità all'interno del parco punta sull'ecosostenibilità anche grazie alla ciclopista tirrenica che attraversa il parco, ciclopista che parte dalla Liguria e arriva a Capalbio. Con una serie poi di piste ciclabili ortogonali e complementari alla ciclopista tirrenica che portano comunque verso il mare, oltre a tutta una serie di itinerari anche più impegnativi per coloro che sono perché hanno la mountain bike o comunque sono degli appassionati e dei grimper che in qualche modo possono fare degli itinerari più complessi. E peraltro, quindi, oltre a una filosofia di fruizione, di visita, di possibilità quindi di godere delle bellezze del parco, proprio perché abbiamo bisogno di reinvestire su questo sistema di fruizione naturalmente compatibile con le nostre politiche prioritarie di tutela e di conservazione, tutti sono itinerari a pagamento, con forme differenziate naturalmente facilitate per le famiglie, ma i proventi derivanti dagli incassi degli itinerari noi le reinvestiamo completamente nella gestione e manutenzione poi di tutto il territorio. Altro elemento che segna la via della mobilità sostenibile è l'implementazione di autobus da Alberese e Rispescia verso Marina di Alberese, un modo per disincentivare l'utilizzo delle auto.
Questo quindi per consentire e garantire un collegamento, soprattutto anche in relazione al completamento che avviene spesso nei momenti di punta del parcheggio che c'è a Marina d'Alberese, ma proprio un modo diverso e anche peraltro economicamente vantaggioso per poter raggiungere la spiaggia senza il proprio mezzo, e quindi al momento che qualcuno viene nel nostro parco per fare una vacanza, per rilassarsi, può anche abbandonare l'uso dell'auto utilizzando o la bicicletta o la navetta messa a disposizione dal parco insieme al Comune di Grosseto. Tra i luoghi più caratteristici raggiungibili in bici o a piedi, la strada degli Olivi. I colli dell'Uccellina non sono ricoperti solo dalla macchia mediterranea, ma anche da oliveti con esemplari secolari come quelli di Colle Lungo. In pochi passi si può anche arrivare alla Torre di Colle Lungo, una delle fortificazioni con funzione di avvistamento che si trova all'interno del parco e costruita in epoca rinascimentale. Dall'oliveto di Colle Lungo si può raggiungere l'omonima spiaggia, un parco, quello della Maremma, che è anche inclusivo. Per esempio a Marina di Alberese, nell'area di sosta, ci sono posti auto gratuiti per persone con disabilità, con un accesso diretto alla spiaggia e al mare grazie ad una passerella. Oltre a questo, le persone con disabilità possono anche effettuare un itinerario alla foce del fiume Ombrone per raggiungere un posto fisso di avvistamento. Ma il Parco della Maremma è sì turismo sostenibile, ma anche un connubio tra ambiente e agricoltura. Sì, questo è un parco che a parte è aperto al turismo tutto l'anno ed è un'area protetta in cui si cerca di raggiungere quell'obiettivo di mantenere un equilibrio tra il compito istituzionale che abbiamo come parchi, che è quello di salvaguardare la natura, la biodiversità e quindi di mantenere il nostro capitale naturale, dall'altra però di permettere anche uno sviluppo economico per chi ci abita nel parco e anche chi vuole esercitare la propria professione. Il parco infatti ha lanciato il marchio di qualità del Parco della Maremma, uno dei progetti più ambiziosi per promuovere le eccellenze agroalimentari all'interno dell'area protetta e contigua. Che è un obiettivo davvero interessante, un lavoro molto interessante sviluppato da questo parco, che ha dato degli standard a cui le imprese agricole ovviamente presenti sul territorio possono decidere di aderire adeguandosi a quegli standard per poter ottenere il marchio parco, quindi un'operazione anche di marketing se volete, ma un'operazione di grande valorizzazione ambientale e di grande stimolo alle imprese del territorio a crescere nell'ottica della sostenibilità. Una ricerca di equilibrio tra fruizione e conservazione.